Ben ritrovati, un nuovo appuntamento con lo speciale che Mantova 1 dedica alla Fiera Millenaria di Gonzaga. Oggi è la prima giornata, c'è stata l'inaugurazione, andiamo a vedere come si è svolta questa prima giornata in fiera. Taglio del nastro questa mattina per la Fiera Millenaria 2019, presenti tutte le autorità e le associazioni di categoria e l'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi. Assessore, al via un'altra fiera millenaria, un appuntamento importante, si parla di prodotti del territorio, di enogastronomia e di tutela del Made in Italy. Ah, questa per me è la fiera delle fiere, è l'evento che riapre la stagione, diciamo, autunnale, ripresa della pausa estiva, ed è un'iniziativa che non ha soltanto radici storiche molto profonde, forse la più vecchia del panorama lombardo, ma una realtà capace di raccontare, rinnovandosi ogni anno, tutta la grande filiera agroalimentare, quindi la produzione agricola, la zootecnica, l'agromeccanica, l'agritrasformazione, l'industria agroalimentare, la valorizzazione del prodotto agricolo in ambito enogastronomico, culinario, insomma una gamma completa molto interessante sulla quale come Regione Lombardia siamo interessati a investire. Prima millenaria in veste di sindaco per Elisabetta Galeotti. Sindaco, ci siamo. Prima millenaria per lei come sindaco, fascia, quindi è tutto a posto. Tutto a posto, sì, infatti dicevo che è una forte emozione perché comunque viverla come sindaco è una responsabilità ancora superiore. La fiera è qualcosa per noi molto importante, che vorremmo trasmettere questa sensazione, questa percezione a tutti quanti, e quindi mi sento in dovere di far passare le emozioni di questa giornata importante e del valore che ha questo evento. Una fiera che riesce sempre a rinnovarsi negli anni. Sì, infatti è un connubio tra cultura, innovazione e tradizione, e forse è proprio questo equilibrio che permette a essere una fiera millenaria, di rimanere nella storia e passare i secoli. E la sfida è sempre quella di essere al passo coi tempi, quindi mantenendo la tradizione. È difficile, ma ci si prova. Millenaria, fiera sì, ma soprattutto fiera agricola, quindi momento imprescindibile per il comparto per fare il punto della situazione su un settore che dopo anni di profonda crisi sta cercando di capire come muoversi in un quadro che anche alla luce delle vicende politiche è quanto mai fluido. Si rinnova così anche quest'anno la collaborazione di Fiera Millenaria con Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti e Confagricoltura. Quest'ultima le prese con appuntamenti che spaziano dall'agricoltura di precisione alla questione dazi e accordi internazionali. È un appuntamento importante perché la fiera è una possibilità di comunicare quello che noi intendiamo agricoltura, e quindi è un appuntamento a cui noi ci mettiamo tanto di impegno perché lo vogliamo sfruttare al massimo. Non c'è dubbio che accordi bilaterali, dazi, internazionalizzazione della nostra agricoltura siano veramente fondamentali non solo per il futuro ma per il presente proprio di un'agricoltura, ma poi se parliamo qui a Gonzaga proprio di un'agricoltura in cui si fa parmigiano reggiano, che è l'emblema del Made in Italy nel mondo. Anche Coldiretti non è da meno, con una serie di iniziative ad ampio spettro disseminate lungo tutto il calendario della manifestazione. Oggi torna anche prepotentemente a ribalta la sostenibilità ambientale, questo è uno degli argomenti, lo tratteremo anche in un convegno. Il clima purtroppo cambiano anche quelle sue tendenze e le produzioni, ma indubbiamente un'attenzione a un'agricoltura sempre più green è quello che il consumatore ci chiede ed è quello che i nostri soci dobbiamo condurli, trovando il metodo giusto per andare verso una cosa che sia sostenibile e che si possa accompagnare nel tempo. Nelle iniziative di CIA anche un appello accorato alle istituzioni affinché non disperdano il lavoro fatto dagli agricoltori a partire dal livello locale. L'appuntamento molto importante è quello di mercoledì, che faremo una conferenza stampa con il nostro vicepresidente nazionale per dire il paese che vogliamo, perché ormai abbiamo visto le trombe d'aria, i cambiamenti climatici stanno creando un po' di rivoluzione nel mondo agricolo. Vogliamo che sia le istituzioni, specialmente i comuni, che sono i responsabili del territorio, abbiano un occhio di riguardo e specialmente lo Stato nazionale finanzi per le infrastrutture. Ed è infatti questa incertezza legata a una situazione di governo quanto mai problematica a dare ulteriori preoccupazioni alle associazioni di categoria. L'incertezza politica non tranquillizza mai nessuno, non tranquillizza i cittadini, non tranquillizza le parti sociali, non tranquillizza nessuno. Diciamo che siamo in una fase dove speriamo che forse non si guardi tanto quello che è l'interesse personale delle persone o dei partiti, ma si guardi quello che interessa il paese. Però queste sono parole che diciamo sempre, ma poi veniamo clamorosamente e sistematicamente smentiti dai fatti. È importante per noi avere stabilità, perché l'agricoltura più degli altri settori
ha bisogno di una progettualità e di un lavoro a lunga gittata, cosa che se continuano a cambiare i ministri è un lavoro che non è possibile fare, perché tutte le volte c'è da ripartire da zero. Quindi la stabilità politica in un senso o nell'altro per noi è la cosa più importante. Agricoltura di precisione e digitalizzazione sono alcuni dei temi cari al settore agricolo di cui si parla in fiera. Tra coloro che affronteranno l'argomento c'è Confai. Confai è fiera millenaria, che cosa vuol dire questo appuntamento per la vostra associazione? Quest'anno più che mai si dà veramente il là all'informatizzazione dell'agricoltura, è una sensibilità che sta crescendo, anche ieri sera c'è stato un convegno sulla digitalizzazione dell'agricoltura e quindi noi come agromeccanici più che mai siamo in prima fila per questa nuova innovazione della meccanizzazione, quella che è sempre stata il nostro core business di attività, è diventata una meccanizzazione digitalizzata, diciamo. O lo diventerà. Agricoltura di precisione, se ne parla sempre in Fiera Millenaria, voi siete stati tra i primi ad affrontare questo tema. Sì, certo, siamo stati tra i primi proprio perché le macchine che vengono utilizzate devono essere sempre di nuovissima generazione e anche la tecnologia deve essere sempre l'ultima a disposizione. E quindi è facile pensare che siano le macchine a disposizione degli agromeccanici. Un piccolo tesoro che ha rischiato di andare perduto per sempre è il peperone bianco mantovano, protagonista lo scorso sabato sera dello show cooking targato Coldiretti alla Fiera Millenaria di Gonzaga. Un tempo coltivato nella zona dell'Oltre Po, il peperone bianco è andato via via scomparendo fino a quando nel 2009, proprio grazie all'azione di Coldiretti, è ricomparso nei mercati e sulle tavole dei mantovani. Ricco di vitamina C e di sali minerali, il peperone bianco è altamente digeribile e anche per questo si presta in maniera particolare al consumo a crudo. Due le ricette presentate dall'agrichef Elena Minuccelli dell'agriturismo Loghino Caselle di San Giorgio di Mantova con i peperoni offerti dall'azienda agricola Galeotti Luca di Pegognaga. Peperoni ripieni con salsiccia e patate e peperoni in agrodolce con grana e uvetta. Due specialità facili da preparare e che hanno valorizzato le qualità organolettiche di questo delicato prodotto a chilometro zero. A tutta pizza con mantograno. Certo, qua in Millenaria con mantograno per presentare una pizza 100% mantovana. Ovviamente seguiamo la mia scuola, quindi non una classica pizza da pizzeria, quella lasciamo fare ai pizzaioli, quindi pizza alla pala, lunghissima lievitazione, tra maturazione e lievitazione abbiamo più o meno 36 ore, e in più fatta 100% con mantograno, quindi farina di tipo 1 coltivata, il frumento è macinato tutto proprio a 360 gradi in Mantova. Una pizza legata a cosa? Legata alla salute e al benessere, perché sia il tipo di molitura tipo 1, quindi ricca di sali minerali e fibre e gusto da una parte, dall'altra abbiamo le lunghissime lievitazioni per eliminare quel deficit che di solito hanno le pizze, no? Di essere poco digeribili. Questa sarà una pizza leggerissima e super digeribile. E si nota comunque la differenza tra questo tipo di grano e gli altri soliti che venivano utilizzati anche per la pizza? No, la differenza è molto molto importante, è un grano molto più profumato, è una macinatura che solo negli ultimi anni viene utilizzata proprio in pizzeria e la differenza è drastica, anche perché qua bisogna giocare un po' di sapienza, quindi sono farine che partono basilarmente non ricchissime di glutine, quindi leggermente scariche di glutine rispetto a farine da pizzeria che magari hanno un 500, facciamo anche dei parametri, un 500 di W, questa ne ha un 240 di W, quindi siamo molto, una quantità di glutine anche molto ristretta e dobbiamo giocare proprio con i nostri tipi di proprio manualità e lavorazioni. Corsi di cucina per bambini, un laboratorio per presentarli, perché questa iniziativa? Beh, dopo il successo importante dell'anno scorso, a fine settembre riprenderanno i corsi di cucina dedicati ai bambini, saranno incentrati su tematiche della tradizione ma anche su nuovi spunti, proprio perché il nostro obiettivo
e di fare in modo di poter crescere, contribuire a far crescere consumatori sempre più evoluti e critici, che conoscono le tradizioni gastronomiche ma che siano aperti al confronto anche delle nuove sollecitazioni gastronomiche. Quindi piatti della tradizione, piatti innovativi, sempre legati alla stagionalità, comunque questo è il filo conduttore. Certo, la stagionalità per noi è fondamentale, così anche come il rispetto delle tradizioni gastronomiche delle nostre campagne. E per oggi è tutto, vi lascio con un servizio sugli appuntamenti per domani, ci vediamo domani con il nuovo racconto dalla Fiera Millenaria di Gonzaga. Si parla di novità fiscali in agricoltura, domani è la Fiera Millenaria di Gonzaga, manifestazione che proseguirà tutti i giorni fino a domenica 8 settembre. Uno degli eventi della giornata è infatti il convegno Il Punto sulle novità fiscali in agricoltura, in programma alle ore 21 nella Sala Convegni del Padiglione Zero, con l'esperto fiscalista Giampaolo Tosoni e i referenti delle associazioni agricole nazionali. Ormai è un appuntamento fisso per la Millenaria che ogni anno offre agli operatori agricoli e commercialisti un momento di aggiornamento altamente qualificato. In programma poi gli show cooking e degustazioni del padiglione Mantova Golosa, con un occhio particolare ai bambini. Ci saranno infatti il corso per baby assaggiatori promosso da Conf Cooperativa alle ore 18.30 e le ricette per bimbi genitori di Paolo il Pollo alle ore 20. Inoltre, la gara per eleggere la mostarda mantovana più buona, organizzata dal Consorzio Agrituristico Mantovano alle ore 20.30, la degustazione di parmigiano reggiano di vacca bianca modenese alle ore 20.30 e lo show cooking dedicato alla cucina tipica all'epoca dei Gonzaga a cura degli agri-chef di Coldiretti Campagna Amica, accompagnati dalle note storiche di Daniela Sogliani della Fondazione Palazzo Tè. Tra gli eventi più curiosi c'è poi lo spettacolo di falconeria a cavallo alle ore 20. A margine, bambini e adulti potranno fare conoscenza con falchetti, aquile e barbagianni insieme agli esperti della Fenice Falconeria. Approfondimenti tecnici negli stand Coldiretti, consulenza previdenziale alle ore 18.30 e Confagricoltura, giornata informativa sui servizi alle ore 18.30. A chiudere la giornata sul palco spettacoli della Millenaria, la comicità di Duilio Pizzocchi da Zelig alle ore 21.30. La Millenaria prosegue fino a domenica 8 settembre. Il programma è consultabile su www.fieramillenaria.it e sulla nuova app.